Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Settimana scorsa ragazzi avevo pubblicato un video sul canale in cui vi avevo sfidato e vi avevo chiesto infatti di arrivare a 150 mi piace per due video tutorial questa settimana. Entro la sera siamo arrivati a più di 200, quindi eccoci oggi con il primo video tutorial. Quest'oggi andremo a imparare a come tornare indietro nel tempo con un mazzo di carte. Secondo me è un effetto davvero bellissimo e soprattutto molto semplice. Prima di lasciarvi al video ragazzi volevo dirvi che manca veramente pochissimo per arrivare ai 7000 iscritti, ne mancano circa 30, quindi se volete iscrivetevi al canale, mi farebbe molto piacere, ma ora non perdiamoci troppo in parole, vi lascio prima alla performance e poi al suo tutorial. Ciao ragazzi, con questo effetto voglio provare a tornare indietro nel tempo. Vado a farvi scegliere casualmente una carta, in questo caso la scelgo io, come per esempio questa. Vado poi a prenderla e a disperderla in questo modo all'interno del mazzo di carte. Mescolo poi il mazzo di carte in modo classico, ma non solo. Non mi limiterò appunto a questo, bensì andrò a prendere le carte in questo modo e le andrò a mescolare così, visibilmente alla carlona, un po' di carte di faccia e un po' di carte di dorso, in modo da disperdere completamente l'ordine. Infatti come vedete abbiamo carte di faccia e di dorso, carte di dorso e di faccia e addirittura carte di faccia e di faccia. Però sono quasi sicuro, dopo tutto, che la vostra carta sia questa, è vero? No? Bene, allora per un attimo teniamola nelle nostre mani. Vi chiedo ora di pensare di tornare indietro nel tempo, di circa 1 o 2 minuti, quando nelle vostre mani c'era la carta scelta e quando il mazzo di carte era tutto e completamente in ordine. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al tutorial dell'effetto che vi ho appena mostrato, ovvero di come tornare indietro nel tempo metaforicamente con un mazzo di carte, con un semplicissimo mazzo di carte. Innanzitutto, come avete visto dalla performance, come prima cosa bisogna far selezionare casualmente allo spettatore una carta. Poniamo il fatto che lo spettatore selezioni questa carta, questo 5 di cuori. Il secondo passaggio essenziale per la riuscita di questo effetto è quello di controllare la carta in prima posizione. Come fare? Prendete il mazzo di carte, lo tenete nel cavo della mano, portate giù la prima carta e mescolate sopra tutte le altre carte. In questo modo noterete che la carta è giunta in ultima posizione. Sarà poi piuttosto semplice riportarla in prima posizione mescolando sempre nel cavo della mano fino a quando non ci rimarrà nella mano destra una ed una sola carta, che sarà appunto la carta selezionata dallo spettatore. Giunti a questo punto ci troveremo quindi con la carta scelta dallo spettatore in prima posizione. Cosa fare ora? Dovrete prendere ora il mazzo di carte e portarlo girato di faccia in questa maniera, quindi avrete la carta dello spettatore in ultima posizione girata di faccia. A questo punto dovrete prendere un break sulle ultime due carte. Come fare? Vi mettete con il pollice della mano destra sul lato corto posteriore del mazzo di carte e contate a cadere due carte in questa maniera. Inserite poi il mignolo. Ripetiamo ragazzi, per prendere il break sulle ultime due carte dovete andare a contare con il pollice della mano destra due carte in questo modo, una e due, e inserire poi il mignolo. Questo ci servirà poi per il miscuglio che ora vi mostrerò. Quindi ragazzi, una volta preso il break sulle ultime due carte dovrete incominciare a mescolare nel cosiddetto metodo alla carlona. Come farlo? Prendete un po' di carte tramite il pollice, le spingete in avanti e le tenete nella mano destra. La mano destra poi si gira, si ruota e pinzerà ancora una volta un po' di carte prendendole dalla mano sinistra. Si girerà poi il mazzetto a sua volta e così via fino a quando non avrete completato il mazzo di carte, o meglio fino a quando non avrete raggiunto il vostro break al mignolo. Una volta raggiunto infatti il vostro break al mignolo, le ultime due carte prenderete innanzitutto tutte le carte del mazzo eccetto le ultime due, che poi porterete sopra il mazzo di carte, quindi sopra il mazzo di carte girato di dorso. Vi ritroverete quindi ragazzi con il mazzo in questa posizione, ovvero carte di faccia, carte di dorso e poi due carte di faccia, di cui la seconda è quella scelta dallo spettatore. A questo punto ragazzi, come vedete, il mazzo di carte è diviso in due metà, una metà di carte di dorso eccetto le prime due e una metà di carte che saranno invece di faccia. Mostrerete quindi allo spettatore, appunto tagliando il mazzo, che le carte sono mescolate. Taglierete il mazzo una prima volta nella prima metà, facendo vedere che abbiamo carte di dorso e di faccia, e una seconda volta nella seconda metà, facendo vedere che le abbiamo anche di faccia e di dorso.
Taglierete poi esattamente a metà mazzo, sarà piuttosto facile in quanto i mazzi nuovi hanno una curvatura, una leggera curvatura che separerà i due mazzetti, taglierete quindi nell'esatta metà e farete vedere che ci sono anche carte di faccia e di faccia. A questo punto dovrete portare questo mazzo di carte con la carta scelta dallo spettatore in cima all'altro mazzo di carte che andrete a ruotare, in questo modo. Ripetiamo un attimo questo passaggio, avete il mazzo di carte diviso esattamente in due metà, spezzerete, questo mazzo si girerà in questo modo e l'altro mazzo andrà a chiudersi sopra. Ci troveremo quindi con l'ordine delle carte in questa maniera, ovvero tutte carte di dorso, e lo spettatore questo non lo sa, e le ultime due carte girate di faccia, di cui la seconda è quella dello spettatore. Quindi ragazzi, non vi rimarrà che prendere un break col mignolo sulle prime due carte e dire allo spettatore che la prima carta, ovvero questa donna, è la sua carta. Lo spettatore naturalmente vi dirà di no, tutto soddisfatto. Allorché voi girerete queste due carte insieme, in questo modo, e darete la carta nelle mani dello spettatore. Carta che penserà essere la donna. A questo punto l'effetto è concluso in automatico. Direte allo spettatore di provare, di sforzarsi a tornare indietro nel tempo, quando ancora il mazzo di carte era tutto di dorso e la carta nelle sue mani era proprio il 5 rosso di cuori, la carta da lui scelta. Ottimo ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Secondo me è un effetto veramente bello e vi assicuro molto molto potente. Soprattutto è un effetto che potete riuscire a svolgere anche in Street Magic. Quindi ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta per tutto il supporto che mi state dando, tutti i bei commenti che mi lasciate sotto i video e appunto tutte le iscrizioni. E non mi resta che augurarvi un buon allenamento e noi ci vediamo alla prossima.